Bene, allora, ok, allora come argomento interdisciplinare ho ritenuto, grazie Giuseppe, interessante trattare la fitoterapia in odontoiatria. Allora, argomento che io personalmente ho trattato in diversi ambiti e in diversi convegni. Diciamo che fondamentalmente le azioni che svolgiamo tutti i giorni con i fitoterapici in odontoiatria sono queste, quindi un'azione antinfiammatoria, un'azione antibiotica, un'azione analgesica e sedativa. Adesso io tratterò velocemente alcuni dei maggiori sostanze che noi utilizziamo, quindi prodotti che noi utilizziamo tutti i giorni, e a me sono molto contento di svolgere una lezione interattiva, per cui interattiva sia con i colleghi che sono qui presenti in sede, sia con voi. Per cui interrompetemi, loro hanno attivato già l'audio, vero? Avete attivato l'audio? È attivato? Chiedo ecco al tecnico, è attivato l'audio? Ah, allora, ok. E comunque, Sì, si sente. perfetto, ecco, potete interrompermi in qualunque momento. Io credo che la modalità più interessante possa essere quella di capire qual è la vostra conoscenza dell'argomento per poi fare un approfondimento ad hoc. Allora, la prima sostanza di cui parliamo e quindi è l'aloe vera. Allora, a livello di utilizzo, come voi vedete, noi lo utilizziamo praticamente come gel, particolarmente nella cura delle lesioni della bocca, proprio per la naturale capacità di cicatrizzazione. E quindi ecco, sia come gel che come anche risciacquo orale durante interventi chirurgici. E abbiamo visto praticamente che è molto utilizzata e funziona moltissimo per tutti i casi di parodontite. Allora, a me ringrazio l'ordine dei farmacisti per l'invito, perché penso che il rapporto tra l'odontoiatria, cioè tra gli odontoiatri e i farmacisti, sia un rapporto molto 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 importante. Per cui ecco, vi faccio una prima domanda. Voi avete un gruppo di WhatsApp, allora se voi volete io vi do il mio numero di telefono, mi inserite nel gruppo di WhatsApp e vi potrò fare delle domande e mi potrete anche rispondere durante la lezione su WhatsApp. Quindi voi avete il gruppo? Gruppo master, sì. Ok, se mi aggiungete, se cortesemente mi aggiungete il mio cellulare, perché? Perché rendiamo questa lezione particolarmente interattiva. E il mio numero è molto semplice, 338 25 43 038, perché sarebbe interessante Nicola Illuzzi. Se mi aggiungete 25 25 43 43 038. 038. Se mi aggiungete subito, è fondamentale per me adesso sull'aloe vera andare a fare un paio di domande. Allora, la prima domanda è: nell'esperienza vostra, non è che mi dovete rispondere tutti, cioè chi vuole rispondermi, chi ha interesse, allora, nell'esperienza vostra, quanti vostri pazienti, quindi che si sono recati, pazienti barra clienti recati nelle farmacie, hanno chiesto, perché la domanda è molto specifica, hanno chiesto l'aloe per utilizzo odontoiatrico, quindi per problemi gengivali, oppure quante volte voi avete consigliato l'aloe per questo tipo di problemi? Perché questo è fondamentale per noi dentisti, capire non solo la conoscenza che hanno i cittadini dell'utilizzo dell'aloe, ma la conoscenza e quindi la
la conoscenza, quindi in questo caso vostra, dei farmacisti, sul potere dell'aloe, dell'azione dell'aloe in campo odontoiatrico. Per cui ecco, se mi rispondete al WhatsApp, intanto, come si chiama il vostro gruppo? Master Sapienza. Master Sapienza, ok. E quindi quando arriva, ok, quindi nel frattempo che parliamo, diciamo che voi mi scriviate sull'aloe vera, andiamo su un'altra sostanza molto 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 importante, che è quella del tea tree oil. Allora, l'olio dell'albero del tè, io in questa relazione cerco proprio di andare direttamente sul clinico, che è quello sull'interdisciplinare, che è quello penso che possa interessare a voi. Ovvero sia, anche qui l'azione antisettica con potente attività antimicrobica ad ampio spettro è quello che praticamente è utile nel nostro settore. Quindi nel nostro settore noi l'abbiamo e lo utilizziamo quotidianamente, ad esempio nel caso dell'herpes, ma anche nel caso delle gengiviti. Cioè il problema della fitoterapia nel nostro caso è che viene utilizzata molto spesso in problemi gengivali. Anche perché come voi sapete, a livello di problemi dentari, ormai la prevenzione della carie è abbastanza avanzata, e quindi ormai sia le tecniche, quindi di prevenzione a livello di igiene orale, di controlli che vengono fatti semestrali, e non solo, anche il controllo, quindi dell'igiene orale a livello sia domiciliare che professionale, ha permesso un abbattimento del rischio della carie, e la stessa cosa, c'è stata una diminuzione del rischio di gengiviti e di parodontiti. Il problema qual è? Che molto spesso il paziente non si rivolge a noi ai primi sintomi e arriva in pratica dal dentista quando ormai il problema è in una fase un pochino più avanzata. Allora anche lì intercettare insieme con altri professionisti, come in questo caso i farmacisti, ho visto tante volte pazienti che si sono rivolti, stando io in farmacia, chiedevano praticamente al farmacista: ho un problema di gengive, che tipologia di colluttorio, che tipologia di farmaco può consigliarmi, che fitoterapico mi può consigliare. Quindi anche lì una bella formazione, quindi penso che questa sia un'occasione importante di formazione interdisciplinare. Allora, se mi avete inserito nel gruppo, andiamo un attimino. Scusi, però non eccolo qua. Ho scritto male, il Luzzi? Sì, sì, il Luzzi, perfetto. Scusi, non ho messo dottore, niente. È uguale, Nicola, sì, puoi mettere tranquillamente. Adesso lo cambio poi con calma, però. Perfetto, allora, sia sul tea tree oil, sia sul tea tree oil che sull'aloe vera, ecco, scrivetemi un attimino l'esperienza vostra, perché ad esempio sul tea tree oil noi abbiamo visto un'efficacia netta del controllo del biofilm microbico in caso proprio di pazienti con problemi di gengivite, e abbiamo notato un abbassamento anche diciamo negli studi notevole delle riduzioni dell'indice di gengivite. È normale che anche questo è fondamentale creare ecco questo forum. Ecco perché ho pensato di utilizzare anche uno strumento di questo tipo, perché ad esempio qui leggo il tea tree oil mai richiesto per questo tipo di problemi. Ecco, anche qui è importante, quindi il collega mai richiesto. La cosa bella potrebbe essere la controdomanda che faccio a tutti voi del gruppo è: l'avete mai consigliato? Ecco, qualcuno di voi l'ha mai consigliato? Allora ecco, questi focus servono, perché molto spesso la conoscenza teorica rimane, diciamo, nel corso, nel master, nel libro,
e poi molto lontana dalla pratica. Ecco, io penso che eventi del genere servono a confrontare i due clinici, diciamo, i clinici e quindi in questo caso colui che si occupa clinicamente tutti i giorni dell'odontoiatria e poi confrontare con l'altro professionista che tratta questo argomento e quindi che non solo consiglia, ma tra virgolette viene interrogato da parte del paziente a cui gli viene chiesto consiglio. E quindi è un conto saperlo a livello teorico, è un conto saperlo a livello pratico. Anche perché penso che per voi sia fondamentale, perché potete chiedere il feedback anche di come è andata. Perché non tutti i pazienti poi vanno dal dentista, gli viene consigliato un colluttorio, ritornano dal farmacista e gli dicono: sapete, mi sono trovato bene. Ecco, come si è trovato? E quindi ecco, mi sta arrivando un altro. Ah, perfetto. Allora, non mai consigliato, molto richiesto un dentifricio all'aloe con aggiunta di DT3. Perfetto, DT3 oil. Questo è, per esempio, è un mix importante. Quindi, assolutamente il mix, infatti io li ho messi vicini uno do dopo l'altro, perché anch'io personalmente, quindi mi aspettavo ecco, una risposta del genere, anch'io personalmente ho visto che prodotti che contengono un mix dei due funzionano molto bene. T3T mi è stato richiesto dallo stesso paziente molto spesso da diluire acqua e da usare in sostituzione al colluttorio. Ecco, questo è importante. Quindi perché ho voluto fare questo gruppo su WhatsApp? Perché voi queste risposte le utilizzate voi come consigli. Quindi il corso deve andare oltre la mia lezione. Che si faccia una bella lezione a voi su queste cose, però non vi entrano poi nella pratica clinica. Tra 15 giorni ve le siete dimenticate, come mi sono dimenticato tanto io spesso facendo, diciamo, come studente, quindi come discente in tanti eventi. Proprio questo modello di interazione, di questo tipo di approccio, questa è la base. Peccato, sarei voluto venire utilizzando proprio una piattaforma innovativa, di cui non so se. A Giuseppe gli ho parlato, a settembre sarà pronta una piattaforma innovativa che ci permetterà invece di avere due strumenti, quindi gruppo WhatsApp più Meet, non lo faremo con lo stesso tipo di piattaforma. Cioè sarà tutto unito, quindi voi avrete tutti i contenuti, vi rimarranno non su un gruppo WhatsApp e sulla presentazione, avrete una sorta di forum, per questo complimenti Giuseppe all'idea di fare questo forum, avete un forum continuo che non finisce oggi, cioè questo finirà tra mezz'ora. Immaginate che voi avete questo forum di aggiornamenti che per tutto l'anno andranno avanti, quindi voi utilizzerete l'esperienza di altri vostri colleghi o di altri dentisti che vi diranno queste cose, quindi voi andrete ve velocemente avanti su questo. Quindi se vi piace questa iniziativa, Giuseppe, a Molto, settembre, molto, molto, ok? No, molto. perché Sì. vedi, sono uscite delle cose interessanti, quindi colleghi che utilizzano questo dentifricio all'aloe con aggiunti di T3 oil, quindi è fondamentale anche per voi, se voi sicuramente nella vostra farmacia avete un prodotto che sta lì, ma non sapete, diciamo, l'efficacia clinica, è supportato non solo dalla mia lezione, ma anche diciamo, dal parere di vostri colleghi, ok? Un altro collega ha scritto: richiesta molto bassa, come vedete, se non viene specificato dal dentista, no, non l'ho mai consigliato. Ecco, anche lì la formazione congiunta è un dentifricio molto richiesto, e infatti quello all'aloe, circa un paziente su 10 richiede aloe e T3. Quindi il 10%, cari colleghi, è tantissimo, non è tanto, è tantissimo. T3 oil qualche volta consigliato per sciacqui con acqua, aloe gel per uso gengivale, mai consigliato. Poi proposto dentifrici e colluttori all'aloe sono stato molto apprezzati e poi richiesti. Anche perché questo vedete, non è soltanto per la formazione, è anche per il lavoro di tutti i giorni e quindi anche per una sorta di business etico. Andiamo a consigliare quello che diventa il vostro business, ma quello che vediamo che funziona, supportato non solo dalla ricerca, ma supportato anche da una clinica. E anche lì la formazione interdisciplinare. Io penso che noi siamo pronti, proprio come ordini, a fare da settembre-ottobre una formazione insieme dentisti, odontoiatri e farmacisti su temi comuni. E questo è molto, molto, molto importante. Io vi faccio un'altra domanda. Ecco, quest'altro gel che io non conosco è molto consigliato, questo ecco, è molto utile. Allora vi faccio un'altra domanda. Secondo voi,
Perché mai, qui vedo che nel gruppo, nella chat, si parla in prevalenza di, quindi di dentifrici e di gel, ovvero sia, com'è molto spesso questo olio essenziale, questo olio labbro del tè da solo è più difficile da, è una domanda che faccio a voi in chat e a voi qui in sala. Come mai che non viene tanto usato a questo punto? Da qui capisco che neanche tanto prescritto dai dentisti, perché vedo che è molto più conosciuto, e questo è fondamentale per me, è molto più conosciuto su questo campione di discenti, vedo che sono molti quelli che lo consigliano e che tra virgolette hanno ricevuto delle richieste di questo tipo di prodotti. Secondo voi perché? Qual è questo motivo? Qual è uno di questi motivi? Perché anche quella è una riflessione che si può fare e che noi, perché voi potete darci, ecco, delle indicazioni anche per la formazione nostra. Quindi noi possiamo dare dei tips sulla formazione da fare insieme, ma anche voi ci potete dare un'indicazione. Come anche qui una cosa importante è, vi sono capitati dei clienti dentisti, odontoiatri che richiedono dei fitoterapici? E questa è un'altra domanda che lancio. E poi passiamo all'altra sostanza, che è la malva, e l'altro fitoterapico, che è la malva. Anche questo viene utilizzato. Do delle informazioni, vi faccio vedere queste slide perché sicuramente non tutti conoscono tutti questi fitoterapici nello stesso modo. E quindi io vi dico come lo utilizzo io e come viene utilizzato a livello odontoiatrico, per esercito un'azione astringente e vasocostrittiva, quindi contro il sanguinamento gengivale. Il sanguinamento gengivale, come voi sapete, non è spesso da solo segno di parodontite, però sicuramente una gengivite potrebbe diventare ed approfondirsi in parodontite. E il problema è questo: più il problema è profondo, più difficilmente, quindi colluttori, gel, oli essenziali diluiti riescono a penetrare dentro. Quindi quando si parla di parodontite, questo può esservi utile perché il cliente, paziente, in farmacia vi chiede: ho un problema di parodontite. Oltre a dire sicuramente ha consultato lo specialista, ok, però ci sono i pazienti che sono resistentissimi, o per paura, o per un discorso, quindi sia di paura sia un discorso anche economico. Le motivazioni sono diverse. Vi chiede a voi di trovare il rimedio. È capitato anche a me che vado in farmacia e mi consiglio con il farmacista. E quindi per l'ottima considerazione che hanno i cittadini, i pazienti del ruolo del farmacista. Però quindi il farmacista, giustamente, oltre che dirgli di consultare sicuramente lo specialista, però gli chiede un prodotto per la parodontite. E anche qui è importante che voi sappiate che il sanguinamento che proviene dalle gengive può essere un segno di un problema superficiale, quindi la malva, come l'olio essenziale dell'albero del tè, il tea tree oil, può essere un rimedio importante che fa fermare l'infezione superficiale nella gengiva, ma questo sanguinamento potrebbe essere dovuto a una parodontite, cioè che il problema è passato allo strato più profondo e quindi è un problema osso di sacca, quindi si è creata una tasca gengivale e lì tu superficialmente potresti stare meglio, ma in realtà il problema si approfondisce dentro e porta alla mobilità del dente, perché il problema non è la gengiva è una coperta che copre l'osso. Il problema è il dente viene perso perché non ha più il sostegno osseo. E anche lì, quindi, da una parte aiutare il paziente, quindi con la fitoterapia, a migliorare la sintomatologia e tutto quel discomfort che porta il sanguinamento delle gengive, però dall'altro andare a capire che se il problema è profondo, non si riesce ad entrare bene dentro alle tasche.
E anche qui come viene utilizzata la malva, come infuso, come decotto, come tintura madre. Vediamo un attimino il gruppo. Ecco, la richiesta principale del cliente è direttamente un antibiotico, spesso senza aver sentito il dentista medico. Ecco, bravissimo, ecco, chi ha scritto questo? Emanuele ha dato veramente un contributo, devo dire, molto utile, molto diffuso. In pratica mi dai un antibiotico, quindi anche lì nel momento in cui viene dato al paziente l'informazione che l'antibiotico, ancora di più l'antibiotico, deve essere prescritto dal dentista perché si rende conto innanzitutto del problema, ma anche della tipologia di antibiotico adatto a quel tipo di problema, perché lo stesso ascesso può essere un ascesso che è causato da un problema della radice, un problema dell'osso, un problema della gengiva stessa. Bene, comunque complimenti che siete un gruppo molto smart. Gli sciacqui con il decotto di malva spesso li ho consigliati per infiammazione gengivale, anche per l'uso tradizionale è molto conosciuta dalle mie parti. Ottimo. Altro prodotto richiesto e suggerito, che qui leggo, è il dentinale. Perfetto, perfetto. Benissimo. Oltre alla malva, e vi devo dire che la malva funziona molto bene, e vi do un consiglio, se vi appassionate alla fitoterapia, particolarmente in odontoiatria, perché dà delle soddisfazioni e crea una fidelizzazione importante nei confronti del paziente, perché poi il paziente che poi va dal dentista risolve il problema con la fitoterapia, non solo che molto spesso aiuta a risolvere a livello sintomatico in maniera più veloce, ma poi si fidelizza ancora di più ai prodotti perché sono ottimi prodotti per la prevenzione, per la cura e il paziente comincia a diventare anche più accorto ai propri problemi. Quindi non solo si crea un circolo positivo di paziente che è più attento, previene, non si ammala molto di meno e quindi si rivolgerà a voi per l'acquisto del prodotto, al professionista per il controllo. Il professionista non diventerà mai colui che lo farà soffrire perché arriverà praticamente non in ritardo. E quindi ecco, la fitoterapia è un'ottima arma anche sotto questo punto di vista. Bene, se ci sono delle domande, fatemele su WhatsApp perché è importante per me conoscere quello che voi sapete e quello che voi interessa. Ok? Bene, un altro fitoterapico importantissimo è la salvia. La salvia è chiaramente conosciuto per le sue azioni, proprietà balsamiche, espettoranti, antisettiche, antinfiammatorie. Ha un'azione abrasiva proprio sul biofilme della placca e viene utilizzato anche su un discorso, come li leggete, un discorso anche estetico, quindi di sbiancamento. Anche lì facciamo una piccola parentesi, vediamo se mi scrivete qualche cosa, perché il discorso dello sbiancamento, voi siete nella prima linea sullo sbiancamento, nel senso che il paziente ancora prima di venire da noi viene da voi e vi chiede qual è un rimedio, un dentifricio, un prodotto abrasivo, perché a volte chiedono proprio un prodotto abrasivo che mi va a togliere. Ecco, la cosa importante è questo, come voi sapete benissimo, quindi è giusto un approfondimento. L'abrasività, il paziente confonde la presenza di macchia con la presenza di tartaro, ovvero sia il tartaro, una volta che è macchiato, quindi il tartaro può assumere dei colori diversi, e in quel caso, se non viene rimosso in un certo modo, quindi a livello professionale, e sciolto o portato via con apparecchi meccanici. A questo punto che succede? Che per togliere diciamo, un deposito di tartaro che è macchiato, va a utilizzare, immaginatevi voi, va a utilizzare su tutta la faccia dei denti, su tutta la faccia vestibolare dei denti, un prodotto abrasivo. Quindi è vero che da una parte riduce e quindi migliora la parte estetica dove c'è il tartaro, ma va a raschiare lo smalto e lo smalto dovete sapere che è lo strato che copre la dentina che è più gialla. Ecco perché molti pazienti che utilizzano i prodotti abrasivi inizialmente sembra che i denti li hanno più chiari perché vanno a togliere
quella patina esterna, ma togliendo poi abbradendo lo smalto, che è quello smalto chiaro, vanno sul giallo. E tolto lo smalto chiaro, quei denti loro saranno sempre per tutta la vita gialli. Quindi anche lì, che cosa c'è di sbiancante? Andiamo a fare diagnosi, come sapete voi, se non facciamo una buona terapia, una buona soluzione viene fatta soltanto dietro una buona diagnosi. E anche lì, la fitoterapia, in questo caso la salvia, come penso io, è un buon aiuto sia per le proprietà antibiotiche, antivirali, antimicotiche, quindi anche non solo sulle gengive, ma alle stomatiti. Quindi quando ci sono dei pazienti che hanno problemi di infiammazione diffusa, cioè non localizzata soltanto alle gengive, ma di stomatite, ad esempio con la salvia funziona molto bene, prevalentemente come decotto. Ecco, io quello che consiglio è quello che ho scritto qui: in 1 litro d'acqua 50 grammi di foglie di salvia, poi si filtra e si utilizzano per fare, ecco, degli sciacqui e dei gargarismi proprio per l'igiene del cavo orale. Ok, non so se voi avete, come vi è capitato mai, di prescrivere o vi hanno mai richiesto della salvia per utilizzo o dei prodotti a base di salvia? Voi come gruppo, vedo che non mi scrivete niente. Ecco, ok, c'è una domanda interessante. Pensa che siano più efficaci una tutela delle associazioni di diversi principi attivi oppure è più opportuno consigliare la singola sostanza in base al problema specifico? Ecco. Molto, molto interessante questa domanda, bravissima. Allora, io penso questo. Ho visto personalmente che se non sei, se il paziente e quindi anche il prescrittore, molto esperto e conoscitore della sostanza pura, è molto meglio un'associazione di sostanze, molto meglio un dentifricio che contiene più sostanze. Quindi è una sorta di, secondo me, di percorso. Quindi un paziente, anche perché a volte il manipolare, l'utilizzare degli oli essenziali, come voi sapete bene, può diventare anche difficile, rischioso, e quindi il primo approccio, quello che ho visto che è fondamentale per il paziente, anche perché prendiamo dei prodotti, diciamo, ad ampio spettro, quindi riusciamo a coprire più problematiche. Ok? Ecco, un altro, Patrizia mi sta dicendo che qualche dentifricio naturale alla salvia sbiancante lo hanno richiesto. Ecco, questo è importante, per cui vedete, vi ho riassunto un po' questi due effetti della salvia. Questo è importante per voi perché sicuramente un cliente che viene in farmacia e vi chiede, avete un dentifricio adatto, diciamo, specifico per lo sbiancamento? Sicuramente chi di voi non, diciamo, non se lo ricordava, adesso si ricorda che la salvia ha un effetto sbiancante, e dare spesso la risposta immediata al cliente, al paziente barra cliente, è segno di professionalità. Poi uno non si può ricordare la percentuale, non si può ricordare il nome commerciale, possono ricordarmi, ma non posso non ricordarmi che la salvia ha un potere sbiancante e quindi può essere utilizzata per la pulizia dei denti, ed è un valore aggiunto in più per un professionista trovarsi subito pronto a questo. Ok. E questo poi, secondo me, fa la differenza, come dico io, nell'acquistare un dentifricio al supermercato o acquistare un dentifricio in farmacia. Cioè, se io acquisto un dentifricio in farmacia, ho una cosa in più, ho una consulenza sul prodotto, che è fondamentale. Cioè, la consulenza sul prodotto è, secondo me, il valore aggiunto importantissimo che fa la differenza per il paziente. Perché pensiamo che non tutti quei pazienti che si rivolgono a voi per quel problema gengivale vanno il giorno dopo, la settimana dopo, dal dentista. Quindi
il vostro ruolo in quel momento importante di sensibilizzazione sul problema, di sensibilizzazione sull'invio al collega e quindi alla fine sulla risoluzione del problema stesso. Ok, interrompetemi voi in qualunque momento. Un altro fitoterapico, un'altra quindi pianta assolutamente usata è la calendula chiaramente in tintura madre, diluita sempre in acqua, come ho messo io, in 30 gocce, e viene utilizzata come sciacquo, oppure viene anche applicata con un cotonfiocco, con un batuffoletto di vatta direttamente nella lesione che può essere un'afta, che può essere un'escoriazione, o anche nelle gengive, o anche nelle gengive in caso di infiammazione. Può essere utilizzata anche come infuso ed è molto attiva. Anche qui, quali sono, e quindi vi chiedo a voi se avete avuto dei feedback, dei riscontri per le proprietà sia antinfiammatorie che cicatrizzanti, della calendula, che probabilmente nell'immaginario collettivo del paziente cliente è forse tra quelle che ho nominato, anzi, se facciamo dopo alla fine, mi piacerebbe fare con voi questa top 10 di quelle un pochettino più conosciute da voi barra pazienti, perché è fondamentale capire questo, cioè può sembrarvi strano, ma è fondamentale per me capire l'incrocio, il matching tra cioè la vostra conoscenza di questi fitoterapici, la vostra non conoscenza, il vostro uso clinico tutti i giorni in farmacia, perché proprio questo master è master di medicina e in farmacia, quindi questa è bella, questa è bellissima questa cosa. Capire in pratica le vostre top 10, la calendula in che posto sta, cioè l'avete voi prescritta, vedetelo a livello, chiamiamolo attivo e passivo, vi è stata richiesta quanto, l'avete proposta quanto. Questa è una cosa diciamo innovativa anche per capire così quando anche a voi vi prospettano delle aziende la calendula o prodotti a base di calendula, voi avete dei dati. Ecco, immaginateci Giuseppe un domani che attiviamo questo forum, voi avete una statistica enorme, voi potrete con le aziende, potete a livello di formazione sapere, guardate che su Roma fate subito dei test immediati di 5 minuti, vediamo su Roma quanti sono quelli che richiedono calendula. Allora i professionisti sul territorio ti dicono, guarda, io in un anno mi ha richiesto in due, o però l'altra domanda è qui, è bello il ruolo passivo-attivo, ma quanti gliel'ho proposta? E lì è il gioco. Uno propone in base a due fattori fondamentali. Il primo è quanto conosci. C'è poco da dire. Il primo è quanto conosci. Io mi ricordo sempre all'inizio, quando facevi i primi corsi di odontoiatria, mi dicevo, ma perché quel collega propone quella tecnica? Perché aveva fatto il corso su quella tecnica, si era impazzito per quella tecnica e lui vedeva soltanto quei casi che venivano utilizzati e curati con quella tecnica, ma perché l'occhio ti porta a vedere solo quel caso, quindi se voi associate salvia allo sbiancamento, voi vi piace, lo studiate, ed è così la parte interattiva, perché nei convegni dopo 15 giorni uno dimentica quasi tutto? Perché poi non me lo calo nella mia realtà, cioè se io avessi parlato della calendula con un elencone fitorapici, voi dopo andate a pranzo, domani iniziate il weekend, lunedì tornate in farmacia, tra i mille concetti ve l'eravate bello che dimenticato, come me, uguale. Ma se voi adesso capite che la calendula voi non la usate o non ve l'hanno richiesta, con il gruppo adesso di WhatsApp, avete i colleghi? Ci possono stare colleghi che potrebbero, tra virgolette, prescriverlo e utilizzarla tanto, quindi venderne anche tanto. Quindi anche lì ricordatevi il discorso dell'appassionarsi a una cosa, un discorso anche di business etico. Perché potrebbe essere anche una chiave anche di fidelizzazione, di, come si dice, di nicchia importante, ok? E quindi anche lì domanda, quanti di voi gli è stata chiesta la calendula per l'utilizzo odontoiatrico?
Ecco, invece la tenitura è consigliata spesso e richiesta per uso in sciacqui diluita per infiammazioni in bocca e sulle mucose. Nel paziente oncologico che non può recarsi al dentista nell'immediato e viene in farmacia, cosa possiamo consigliare per arrivare il fastidio dolore in caso di stomatiti, ulcere, afte? Allora, un'altra bella domanda. E l'altra, quali sono le sostanze più efficaci e sicure che si possono usare pure diluite per fare toccature sulle lesioni infiammatorie aftose o sulle tonsille? Una volta esisteva il blu di metilene, ma è introvabile. La calendula è efficace? Sì, la calendula è efficace. Allora, diciamo, nell'esperienza mia, anche qui, uno deve avere più fitoterapici a disposizione e in base alla, può sembrarvi strano, ma alla conoscenza del paziente, che il paziente che cosa fa? Se non è, cioè mentre con l'antibiotico prende la capsulina e già si sbaglia negli orari, e per la distanza tra l'uno all'altro, coi pasti e non coi pasti, quindi anche la stessa, diciamo, prescrizione di un antibiotico può mandare il paziente in tilt. Immaginiamoci quando parliamo di una tintura madre che devi stare attenta, non devi prendere troppa, ne devi prendere poca, la toccatura, il tea tree oil, lo devi fare col cotton fioc, poi deve essere asciutta. Allora, ad esempio, per quanto riguarda le afte, ecco, le afte io ho provato tutto, praticamente tutto. Sulle afte l'esperienza mia è che i migliori prodotti possono essere, sono di due tipi. Allora, innanzitutto una toccatura dell'afta con un cotton fioc, con un olio essenziale, ad esempio il tea tree oil è ottimo. Quindi esisteva prima un colluttorio che è pazzesco, che poi penso che non lo facciano più, si chiama biocolluttorio della CSM. Era un mix di oli essenziali che lo mettevi sull'afta e due o tre toccature e spariva, però io non riesco più a trovare. Bio com'è? Biocolluttorio. Oh, l'altro tipo di. Dopo quindi aver fatto con un essenziale qualcosa di più forte con la calendula delle toccature sulla zona, l'altro rimedio che funziona sopra, da mettere sopra, è un prodotto che è Urgo Afte. L'Urgoafte praticamente è una bomba. Attenzione che di Urgoafte ne hanno fatti due. Uno che è medica e uno che è una pellicola. Quello che funziona, che ho visto io, è a livello di pellicola. Cioè è una sorta di gel, di resina, che viene stesa con un pennellino, soffiata, ventilata e forma una patina. Rimessa ogni giorno. Ma già da subito, cioè dopo un minuto già non senti più. Quindi, diciamo, questo ve lo posso dire perché, diciamo, ho fatto esperienza ormai da 20 anni praticamente, quindi forse sono uno dei maggiori, non dico di esperti di afte a livello, diciamo, di ricerca, ma sono a livello di clinica. E quindi ecco, quindi sì, la tintura, quindi madre. Calendola per uso odontoiatrico, mai, ok, anche qui. Quindi ipotizzate che questa calendula è una marcia in più, anche perché per voi, secondo me, è fondamentale, voi che state sul territorio tutti i giorni, è che giustamente non è che potete a ogni cliente andargli a raccontare perché non ci avete il tempo. Però per voi questi, diciamo, sistemi di formazione interattiva che vi danno i dati vanno oltre quello che vi dico io. Cioè voi se in gruppo del genere voi vedete che la calendola viene prescritta e funziona tanto e per alcuni vostri colleghi porta molto lavoro e porta una specializzazione in quello, voi prendete spunto da loro e utilizzate la stessa cosa. Cioè alla fine conta quello che poi funziona sul campo. Ecco, voi vedrete che se utilizzate queste che vi ho detto io per le afte, le persone ritorneranno da voi e vi diranno siete gli unici che mi avete fatto, cioè diventa anche non solo un discorso di migliorare l'approccio con il cliente, ma essere riconosciuto come persona che le indicazioni che danno sono indicazioni valide, giuste. Ok. Propoli, andiamo, ditemi voi sul tempo, un altro quarto d'ora ce Sì. l'ho? Ok. Perfetto, una decina di minuti, un quarto. Allora, propoli, propoli anche qui, propoli c'è il mondo, ve lo faccio subito la domanda secca. Secondo voi, nella top 10 di quelle che abbiamo parlato oggi, propoli
La propoli sta in alto o sta in basso per uso odontoiatrico? Nel senso, sempre doppio livello. Ve l'hanno chiesta o l'avete detto? Chi di voi l'ha mai prescritta per fare degli sciacqui, per fare delle applicazioni? Nessuno. E chi di voi, vediamo qui nel gruppo, chi di voi l'ha mai prescritta, l'ha mai prescritta, cioè l'ha mai venduta o l'ha mai consigliata? Nessuno. Quindi, propoli molto consigliato e richiesto per uso antibiotico naturale. Ecco, vedete, uno, voi siete quanti? 20? Più Questo sì. 20. 1 su 20, il 5% molto consigliato e richiesta. Quindi, Sì, ma per il mal di gola però, ecco, per i problemi del cavo orale, ma mi lasciato nel abbassa cavo il orale, tono, parliamo di certo. gengive, di No, stomatiti. gengive, stomatiti, ma No. a me Ok. nemmeno. Poi sì, Molto usata per il mal di gola classico, ok. infatti sì. Ok, voi pensate che la stessa azione antimicrobica che ha per le tonsille, per il cavo orale, l'ha esattamente per le gengive. Esatta. Addirittura, e anche qui la cosa importante, è anche la più di più facile applicazione. Perché vai a fare degli sciacqui, dei gargarismi e devi, lo sapete meglio di me. Il gargarismo anche dipende la profondità dove arriva. È un conto che io applico direttamente sulla zona con un cotton fioc e quindi è tutto più facile, ok? Anche qui l'azione antimicrobica, quindi ha un elevato potere antibatterico, antivirale e antimicotico. Quindi anche qui i gel sono molto gestibili per agire anche sui bordi gengivali nel caso di tasche parodontali. Attenzione alla precisazione che vi ho detto prima, la tasca parodontale, essendo una tasca come questa, io non ci devo andare solo sul bordo, devo andare dentro, ma andare dentro la tasca parodontale per il paziente non è facile. Quindi un conto che però io dico, ho una gengivite lieve, con una piccola tasca, prendo il dentifricio, metto questo gel, lo spalmo, va dentro e a questo punto funziona. Se ho una tasca prodontale di 5 mm, se non vado a fare la pulizia profonda, lì dentro non ci andrò mai. Ok? Bene, chiodi di garofano, anche qui prodotto anche difficile nell'utilizzo, perché praticamente, come sapete, le gocce di olio essenziali devono essere diluite. Sono molto efficaci come analgesico, antinfiammatorio. La tintura madre può essere diluita. La proposta qui è diluire 30 gocce in poca acqua 3 volte al giorno. E anche qui viene utilizzato per le sue proprietà analgesiche. E a livello analgesico, il chiodo di garofano è legato antinfiammatorio di tutti questi fitoterapici nella odontoiatria, nella storia dell'odontoiatria, il chiodo di garofano è quello che ha una più lunga storia, ha una più lunga storia, e quindi in pratica è un prodotto sempre presente, tra virgolette, nell'immaginario collettivo come prodotto utile per l'odontoiatria, ok? Quindi anche qui è molto usata. Last but not least abbiamo la camomilla. La camomilla, penso che anche qui sono molto curioso nel chiedervi, quando vi hanno mai chiesto di usare la camomilla, un prodotto contenente camomilla per sciacquo o gargarismo per le gengive? Cioè voi stessi su di voi, perché non è soltanto voi consigliate quello che sapete, quindi che sicuramente nel momento del bisogno per voi stessi l'avete utilizzato. Quale, diciamo, nello specifico la camomilla, avete mai utilizzato voi o consigliato o vi hanno mai chiesto la camomilla per questo scopo? Ed è ottimo il potere di rinfrescante sulle gengive, sulla bocca che ha la camomilla, è decongestionante e lenitivo, è ottimo. Ottimo. Anche qui chiedo al gruppo se ha dell'esperienza su questo. E nel frattempo andiamo sugli ultimi che è la mirra. Ok, già andiamo qui su un fitoterapico un pochino più meno conosciuto dal largo pubblico,
utilizzato per gargarismi, per stomatiti, afte. Ecco, quando la collega mi ha chiesto prima qual è un fitoterapico anche ottimo per le afte, per le stomatiti, diciamo che è la mirra. La mirra c'è un colluttorio venduto in farmacia, quindi da voi, a base di mirra che è ottimo, che è ottimo. La cosa che vi consiglio, se voi fate un colluttorio con gli oli essenziali, quindi con l'olio essenziale, di metterlo con l'acqua tiepida. Me lo può dire il nome del colluttorio? Siamo ICM, Giuseppe, abbiamo ICM qui? No, 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 è il ok. master, quindi non è. Sì, è il colluttorio della Veleda. Colluttorio Ah, della della Veleda, sì. Veleda. E poi abbiamo la menta piperita, menta. E abbiamo la menta piperita, che anche questo è molto usato, il decotto alla menta. Il decotto alla menta, devo dire che la menta, personalmente io non l'ho mai consigliata, però devo dire, anche quello è un ingrediente ottimo per all'interno di dentifrici e di gel, quindi è più utilizzato come ingrediente di dentifrici e di gel piuttosto che come fitoterapico puro. È molto utilizzato nel caso dell'alitosi. Ok, estratto di semi di pompelmo, qui praticamente c'è il mondo. Quindi potremmo parlare 2 ore soltanto di questo, dato che non abbiamo 2 ore, ma abbiamo 2 minuti. Cercherò di essere molto sintetico. Anche qui abbiamo un antibiotico naturale ad ampio spettro, quindi agisce sia anche nei confronti di virus e di funghi. E molto utilizzato, ed è molto efficace, praticamente gli estratti, diciamo, dei semi di pompelmo. Con le gocce direttamente diluito sempre, anche questo alla collega che mi chiedeva un prodotto per le afte e le stomatiti, anche questo è molto efficace. Vediamo se ci sono delle domande su questo. Nel caso Avete delle scritto? afte, eccetera, è sempre da usare puro? E Dico per sempre. tutti questi prodotti. No, io lo utilizzo sempre, i semi di pompelmo diluito in gocce, Ah, la sì. mirra acqua diluita, in gocce diluite in acqua tiepida con la mirra, poi la concentrazione dipende un po' anche dall'abilità della Della persona. persona, capito? Ok, qui mi hanno scritto mirra presente in colluttori, spray, pastiglie, rosolume per infiammazione del cavo orale. Ecco, giusto. I semi di pompelmo utilizzato in modo simile al tea tree oil. Perfetto, benissimo. Quindi io vi consiglio alla fine della lezione, nei prossimi giorni, leggetevi i consigli dei colleghi, che è formazione. Cioè la formazione Certo, è è la tutto, pratica. è tutto questo pacchetto. Cioè questo è il consiglio mio. E Esatto. finiamo praticamente con il lentisco meno conosciuto. Io onestamente, io vi dico quello che uso e quello che non uso. Il lentisco non lo uso per correttezza di informazione, ve l'ho portato perché ci potrebbe essere quell'azienda oppure quel paziente che vuole un prodotto oppure vi chiede: ma c'è il lentisco, che cos'è? È bene che voi sa sappiate che ha delle proprietà antinfiammatorie e antisettiche usate anche nel cavo orale. La ratania è ottima, ha un ottimo effetto antibatterico e viene utilizzata sempre questo in mix in colluttori. Ok, quindi ok. E questa è l'ultima. Io volevo, prima di chiudere, innanzitutto sì, mi ha chiesto se posso lasciare le slide della presentazione. Sì, io Le mandiamo poi ve le online. mando, sì, ve le faccio mandare perché io credo molto nell'interazione e credo molto anche nel dopo. Quindi vi lascio non solo la presentazione, che lascio a Giuseppe, Grazie. lascio i miei riferimenti, quindi qualunque cosa. Dottore, posso fare una domanda? Certo, io sono aperto a qualunque domanda. Relativamente al problema invece della serostatina,
mia, ce l'ho della bocca secca, mi è capitato di pazienti che hanno fatto trattamento radioterapico, quindi volevano qualcosa di, per un sollievo a quella che era questa sintomatologia. Diciamo, io mi sono limitata a utilizzare dei gel, consigliare dei gel a base di acido ialuronico. Bravo, anche io utilizzo gli stessi. C'è qualcos'altro in merito? Guarda, io personalmente ho avuto esperienza con gli stessi gel, quindi non ho, non prescrivo, cioè do anch'io lo stesso tipo di prescrizione. Io vi devo dire che con la camomilla io utilizzo molto, molto sciacqui, sia con il bicarbonato. Diciamo tre sono gli strumenti che io utilizzo molto spesso, che sono fisiologica, è la mia triade, la camomilla e il bicarbonato. Cioè questa triade nel mio lavandino al bagno c'è sempre, quindi se io ho questa triade da me e quella che poi consiglio, sono diciamo tre strumenti molto utili da mixare, ok? Quindi la soluzione fisiologica è utilissima, utilissima, proprio come colluttorio, il colluttorio che io ritengo migliore, migliore nel senso più generico, non migliore che è migliore di tutti, è quello diciamo che non deve mancare, però insomma sono disponibile anche qui se ci sono delle domande. Ho letto, quindi slide della presentazione, sì. Ho letto in alcune specialità usate principalmente per le eritrosi e meno per le irritazioni. La magnolia associata allo zinco, che proprietà? Guarda, ti dico, io parlo di quello che conosco bene, non solo che conosco. Per cui di questa non ti so di niente, però come dico sempre, la formazione non finisce qui ma continua. Continua per voi e continua per me. Quindi oggi pomeriggio andrò ad approfondire questo e vi scriverò nel gruppo la risposta. Quindi ecco... diciamo il mio, ecco, vi lascio con, non solo con un invito alla mia disponibilità a continuare questo approfondimento sul campo, ma poi ecco con Giuseppe rinnovo questa mia, la mia disponibilità. Ecco, Giuseppe è un innovatore in questo, nell'autunno a continuare questa, diciamo, questa formazione pratica sul campo per avere dei dati, perché penso che voi siete come professionisti che siete presenti nel territorio, avete bisogno non solo di una formazione teorica ma una formazione sul campo e poter utilizzare le esperienze di tutti. Questo è il valore aggiunto in più. Io ho finito, grazie.